Ma che è sta buzzo? Ma che è sta roba? Vedete, sei impazzito? Che stai a fare qua? State zitto. Quante volte siamo andati? Dove? Su, da Simoni Racing. Quante volte siamo andati? Quante volte siamo andati? Ah, Simoni... Racing, Simoni Racing. Quante volte? Due volte. Che è successo? Si è rotta la macchina tutte e due volte. Anzi, tre volte si è rotta la macchina. Che si è rotta pure nel circuito. Te senti uno sfigato? Sei mai stato sfigato? No, ma che c'è? Ma te tremano le mani. Mi tremano le mani, sì. Perché lo sai perché? Me l'ha detto, me la diceva mia nonna. Ci hanno fatto il malocchio. Ci hanno fatto il malocchio. Io non sto. Io non so sfigato. Lo sai chi è stato? Lo sai chi è stato? Io sto studiando da stamattina che sto qua. Col peperoncino? Sì, col peperoncino, perché questo serve per trovare il nome ed è venuta fuori la P! La P di Passione Motori. Passione Motori. E ci credo, stiamo a fare un sacco di visualizzazioni, quello gli diamo fastidio, no? Ma chi vuoi, c'è un canale enorme, ma quello manco ci vede, a noi manco ci guarda, figurati, no? Beh, allora se non è Passione Motori è Danny Lazzarin. Quello tutto muscoloso e se andato su a portargli i pezzi a 350Z. Ma che c'entra? Ma quello fa vero, quello va in tendenza. Ah, so. Guarda. Chi? Nanna's Garage, rosicato per unboxing. Nanna's Garage, quella là, la femmina che aggiusta la 500, so 5 anni che sta aggiustando la stessa macchina. La femmina nel garage? Sì, ce l'ha tirata, è lei che ci sta formando. Rapido unboxing. Le femmine, sta se fanno. Ma non ci credo a ste cose io, ma lasciate. Se non è una... Ma perché ho detto cosettino invece di marchettino? Può essere? Per dissing? Sì, quello può essere. Però quello è troppo grosso, ma il canale non ci guarda manco a noi, non credo proprio, ma chi è? E allora... Ma dai, presi sti cosi? Franz! Non l'avemmo portato da Nyaterland! Ecco perché è rosicato! C'è ragione, porca miseria! Allora, c'è soltanto una cosa, fa. Intanto bevete questo. Ma che è? L'ho preparato, ma bevi. Ma che c'è il fumo da qua? Vai, che è calda! Ma non... Vai! Ma sa de... Bevi! Ma i capelli non ci li faccio, comunque mi dici che ci hai messo qua dentro. Serve una ciocca. Una ciocca dei capelli del signor Franz. Bentornati su Officina del Pilota, ragazzi, abbiamo tramutato il dottor Spadano in Spada Potter. Harry Potter fa le magie, lancia anche bene le parrucche, effettivamente. Questa è la storia del video. Siamo stati due volte con Alan Simoni e la sua NSX in pista. Prima a Cremona, poi al Mugello. Il sogno della mia vita che si stava per realizzare e invece... Niente da fare. Per me un trauma infinito, è stato un momento drammatico nella mia vita. Però adesso, con questa magia, sicuramente riusciremo... Anzi, qua stanno a fuoco tutto. Vabbè. No, sul serio. Ragazzi, secondo voi, ma chi è che ci ha fatto sta macumba? Mo si può dire macumba? Commentate qui sotto, mi raccomando, riempite questa colonnina dei commenti. Fateci sapere. Chi è lo youtuber che ha fatto la macumba? Chi è? Chi è questo youtuber? È arrivato il momento di entrare in pista. Ecco cosa è successo. A me quello che interessa di farti sentire adesso, di sicuro non è trovare il tempo, fare un tempo, siglare un crono, ma è... farti provare la sensazione della frenata racing e soprattutto della percorrenza e dell'accelerazione laterale che dà una macchina da corsa come questa, con le slick e soprattutto la Rossana
cazzo, bella, dà delle sensazioni uniche. Oh, ma voi lo sapete che state facendo una cosa che non fa nessuno al mondo, solo l'officina del pilota. Voi dovete veramente baciare, pensare che vi sto facendo fare una cosa che piuttosto mi farei togliere un rene. C'è un che di ironico in questo. Sì. A Roma l'avremmo detto in un altro modo. È successo già a Cremona, ma è successo anche nel video passato di quando abbiamo fatto la gara del time attack con Simoni Racing e si ruppe proprio lo stesso pezzo del cambio. È maledetto! Abbiamo un problema al cambio, sputa fuori la forchetta del cambio. Adesso aspetta, il verdetto, hanno fatto una riparazione al volo per farci fare forse il prossimo turno. Appena la molly sta già presa, sì, è un po' molto diverso da prima, però almeno così si risolve. Perché così si accorcia la corsa che fa il cilindretto, evitiamo che vada troppo in angolo. Però così riesce a. Così si riesce a fare. Okay. Non so quante le cambiate veloci fino sono limitate, ecco, però. Vediamo poi magari se riusciamo a dargli un. Esatto. Appena in più. Thank you.
ragazzi, è così. È andata così, è una cosa strepitosa. Che peccato. Purtroppo quando le cose si mettono male e si rompe una roba è sempre difficilissimo poi trovare proprio l'ago nel pagliaio, proprio perché vai a cambiare una cosa, la metti nuova, ok, poi ti se ne rompe un'altra, poi ti si rompe un'altra ancora. È tutta una cosa che non... Poi questa macchina essendo rarissima non c'è nessuno che ti può dire ah guarda devi far così, certo. Quindi noi ogni volta dobbiamo scoprire piano piano che cosa c'è che non va e cercare di metterlo a posto, però andando per tentativi. E quindi qua stiamo tribolando un pochino, ma come vi dicevo la risolviamo, perché togliamo il cambio e basta. Ok, è andata così, almeno un minimo ce l'abbiamo fatta, un minimo però hai capito. La marcia dentro? Sì, siamo arrivati, come diceva lui, per inerzia, di seconda. Niente, non ha provato niente? La prima volta che ho infilato la quarta già ho sentito che grattava. Dopo ho sentito che la corsa del pedale, che già era corta, si è accorciata ancora di più. E quindi siamo riusciti a rinfilare la seconda e la terza. Però rischi talmente tanto. Poi, appena dai gas un attimo che affondi. Come sei partito? No, ma è una cosa. Cioè, quello che hai sentito stamattina non c'entra niente con questa, con questo tipo di accelerazione, di posizione di guida. È tutto un altro pianeta. Che è bellissimo, purtroppo, però. Vabbè. Dai, faremo un giro quando cambierai il cambio. Metterai quello nuovo. Esatto, esatto. Ciao ragazzi, è andata così, un po' di sfortuna, ma non molliamo. Non molliamo mai. Soprattutto col grande Alan Simoni che ci insegnerà a guidare in pista. Certo. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Io sta macchina la devo guidare. Franz, mandaci una ciocca dei capelli e chiudiamo sta storia. Sì, anche perché ce l'hai troppo lunghi, devi tagliare. Taglia questi capelli, taglia su. Non dimenticarti di iscriverti al canale Officina del Pilota, di seguirci su Instagram Officina del Pilota e anche se ti va Luca Spadano Potter sempre su Instagram. Devi cambiare il nome per adesso, un po' di sì. Luca Spadano Potter. Clicca qui, compare un ballino per magia. Un ballino? Ballino va bene, è un nuovo modo per dire iscriverti. Iscriverti. Con una magia vi farò apparire un bollino che potete cliccare, Spada Potter, per iscrivervi al nostro canale Officina del Pilota. Posso aggiungere una cosa, anche se non ho il fuoco, non fa niente, lascialo su di lui. La caldina? No, a proposito, non sa che è caldino con quella. Ciao! Dai.